ospite, Daniele Pirrella. Buonasera. Buonasera. Allora, Daniele, tu sei parrucchiere? Sì, assolutamente. Oltre alla tua attività avete aperto anche un'agenzia di formazione. Sì, un'agenzia di formazione, proprio così. Perché avete studiato un'innovazione per quanto riguarda il taglio dei capelli, giusto? Sì, praticamente non facciamo altro che riportare il parrucchiere a quello che era la sua natura. Il perché ha fatto questo lavoro? Perché è un artista. Anche il nostro lavoro determina quella che è un'arte. Assolutamente sì, io infatti vi definisco artisti, perché poi credo che vi vengano fatte le richieste anche più assurde a volte per delle acconciature. Sì, sì, nella maniera più assoluta. Oggi il nostro cliente, cliente donna o maschile che sia, è molto esigente, molto informato, quindi la voglia di andare oltre le regole e spingersi al di là diventa sempre più frequente. Tu quando hai capito poi di voler intraprendere questa carriera? Allora, praticamente faccio questo lavoro che sono 19 anni, sono 11 anni che mi formo per essere un hairstylist, quindi colui che crea sistemi e metterli a disposizione della categoria. Ho lavorato per tante aziende, dopodiché abbiamo deciso di aprire una nostra agenzia di formazione e donarla a quello che è il pubblico, a quello che è il popolo, sarebbe il popolo dei parrucchieri. Che cosa facciamo? L'agenzia si chiama Hack Education ed è sita al centro direzionale Isola G7, tra poco ci sarà l'inaugurazione e ci saranno tanti invitati anche in maniera molto importante, interverranno personaggi proprio... VIP. Magari ci saremo anche noi di Radio More Napoli. Ma sicuramente siete invitati, anzi è ufficiale la cosa. Niente, che cosa facciamo? Abbiamo creato un sistema che con movimenti fluidi del corpo riescono a riportare il parrucchiere sia a quelle che erano le origini, a semplificare il metodo di lavoro, ma ancora di più a farlo divertire. Noi lavoriamo tante ore, ma tante ore. E proprio questo dobbiamo far sì che ci divertiamo. Non possiamo andare al negozio ed essere, diciamo, pesanti, ecco. Mamma mia, adesso un'altra giornata di lavoro, nella maniera più assoluta. Adesso sì, un'altra giornata di lavoro, ma con divertimento. Anche perché questo lavoro è soprattutto passione. Prima di tutto passione. Se non c'è passione non puoi andare da nessuna parte. Ecco, uno degli ingredienti fondamentali nel nostro lavoro si chiama amore. Come Radio Amore Napoli. L'innovazione di cui parlavamo, quindi, mi dicevi, si basa, se ho capito bene, sul linguaggio del corpo, sui movimenti del corpo. Sì, noi sfruttiamo quella che è un'arte marziale giapponese che si chiama Tai Chi. Quindi questi movimenti fluidi del corpo ti permettono di preservare il corpo, per lo più di riuscire a guardare quello che tagli, e riesci a combinare forme geometriche di taglio all'interno delle strutture. Quindi è un sistema molto complesso, ma nello stesso momento molto semplice, che è stato creato da parrucchieri per i parrucchieri, quindi colpisce proprio al cuore del parrucchiere. Anche perché credo che un corpo rilassato poi abbia un capello anche più fluido, più tranquillo. Sì, tagliare i capelli in movimento significa avere tanto movimento, quindi riuscire a controllare lì dove non puoi. Siamo abituati a tagliare i capelli non attraverso gli angoli, ma creando strutture quadrate, triangolari, cerchi. Ora diventa tutto un tutt'uno e riesce a creare queste strutture nella maniera più fluida possibile. Hai detto una cosa molto bella: la vostra agenzia nasce da parrucchieri per i parrucchieri stessi, quindi non c'è invidia, ecco, se vogliamo dirla così, perché nel senso tu porti una tua tecnica, una tua innovazione anche agli altri per farli lavorare meglio. Sì, noi cerchiamo soltanto di agevolare la vita del parrucchiere giorno per giorno. Non abbiamo niente da insegnare a nessuno, ma vogliamo condividere anni e anni di studio per rendere la vita del parrucchiere più divertente. E poi, tra le altre cose, come dicevi tu, molto spesso il lavoro diventa pesante, ma non pesante perché non ti piace, ma perché effettivamente sono ore e ore. Mi viene da pensare a file chilometriche per i matrimoni che ci sono fuori dai parrucchieri. Sì, 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 e specialmente in questi periodi ci sono tante richieste di matrimonio, di matrimoni, di compleanni, i 18 anni che sono frequenti, comunioni, bla 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 bla. Però fondamentalmente non è solo quello il nostro lavoro. Io ho una curiosità, me la devi togliere. La cosa più curiosa che ti hanno chiesto come acconciatura? Ma mi devi credere, siamo in una radio e mi aspettavo la domanda. Ah sì? No, praticamente una persona con pochi capelli mi cercava un taglio di capelli che avevo un posto, praticamente avevo un posto al negozio. Ciome lunghissime, e lui mi cercava lo stesso taglio. Beh, è una cosa impossibile, ho dovuto fargli il mio stesso taglio. Ecco, io sono pelato. Ecco, io lo ero un tempo, poi me ne sono fatti crescere. E poi, tra le altre cose, adesso il parrucchiere è diventato anche uno strumento, passami questo termine, da uomo. Sì, sì, anche il settore maschile in questo periodo è sempre molto più esigente. Anzi, potrei dire che il parrucchiere uomo è più richiesto del parrucchiere donna, e l'uomo è più donna della donna, quindi si cura molto, ma molto di più.
dal punto di vista estetico, effettivamente, so che comunque le parrucchiere a volte si fa anche la manicure, il pedicure, sono gli uomini poi che ne usufruiscono di più. Sì, ma siamo andati oltre, oggi si truccano, oggi ci trucchiamo, facciamo massaggi, facciamo cerette, andiamo ad andare al mare con questi fici belli, armoniosi. Si depilava solo il ciclista, che io ricordo. È il calciatore. È il calciatore, esatto. Daniele, vogliamo ripetere dove si trova la vostra agenzia di formazione? Allora, l'agenzia è sita al centro direzionale Isola G7, quindi nel cuore di Napoli, al decimo piano. Facciamo formazione a 45 metri d'altezza, avendo sotto di nostri piedi Napoli. Bellissimo, quindi magari se ti affacci ti godi anche un panorama fantastico. Ti godi un panorama meraviglioso. Non c'è panorama più bello al mondo, no, di quello del napoletano? Assolutamente sì, pensa che noi dal nostro terrazzino abbiamo alla destra il mare con tutto il porto e alla sinistra il Vesuvio. Noi abbiamo alla destra San Martino, alla sinistra il Vesuvio. Fantastico, allora ci scambieremo le sedi, faremo sei mesi e sei mesi per ciascuno. Va benissimo, va benissimo. Daniele, io ti aspetto anche in studio magari per fare due chiacchiere ulteriori poi su quelle che sono le vostre innovazioni, perché tra l'altro ho conosciuto anche il tuo socio, credo. Sì, Gaetano, è una persona. Salutiamo. Ciao Gaetano. Non c'è neanche, guarda, non si è neanche girato. Ciao Gaetano, siamo qui. Sì, sicuramente verrò in studio, mi farà piacere passare del tempo maggiore con voi, però ti aspetto anche a te da noi. Assolutamente sì, ripetiamo anche il nome dell'agenzia. L'agenzia si chiama Hack Education. Hack è un sostantivo che deriva dall'inglese, che significa spacca tutto. Education per tutti, educazione dal latino ex educe, tira fuori te stesso. Quindi il nostro mantra, tira fuori te stesso e spacca tutto. Però non spacchiamo il capello, anzi noi il capello lo rimettiamo a posto. Assolutamente. Perfetto, grazie mille a Daniele Pirvella.